Assessore, c'è il rischio concreto che il viale alberato di Viale Bovio non sia più tale nei prossimi mesi? Purtroppo sì, purtroppo abbiamo iniziato un percorso e dobbiamo seguire su quel percorso. Dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza e la caduta di quell'albero ci ha portati poi ad assumere un ruolo di vigilanza e di controllo sui platani esistenti. Quasi tutti i platani diciamo sono malati e di conseguenza dobbiamo seguire le istruzioni che sono state che sono state dall'ufficio di fitosanitario della regione Abruzzo, e quindi naturalmente andremo, sicuramente lasceremo intatti gli alberi giovani che sono circa una quarantina, per poi procedere con l'abbattimento probabilmente di tutti gli alberi. Però io direi più che abbattimento cominciamo a parlare di sostituzione, perché poi una volta finito tutto questo tipo di intervento di abbattimento dobbiamo immaginare con l'ausilio e la competenza degli agronomi di andare a impiantare altri alberi. Quindi purtroppo anche perché è un grande dolore portare avanti queste iniziative di abbattimento, però ecco, se è necessario, la sicurezza al primo posto. Secondo lei, da quello che insomma ha anche avuto modo di capire dall'agronomo, c'è stata una mancanza di cura negli anni per arrivare diciamo a tale situazione? Che quelle piante intanto hanno una certa età, probabilmente hanno quasi 100 anni di fa sono state impiantate, e sicuramente le capitozzature non fanno bene alle alberature, quindi il tipo di potature sicuramente fatte in maniera non corretta può aver determinato queste situazioni. Però ecco, dobbiamo entrare nell'ordine di idee che le piante, come tutte le cose, hanno un inizio e fine vita, e quindi quando hanno tanti anni la pianta tende ad ammalarsi, e quindi siamo arrivati a questa situazione. La verità è che vedrete quando andremo ad abbattere, la maggior parte degli alberi sono vuoti dentro, quindi sono a rischio di caduta. E ripeto, l'obiettivo principale deve essere la sicurezza dei cittadini che transitano su quel viale. Ultima, su un altro argomento, non si hanno notizie del cigno nero? No, scomparso alla villa comunale. Il cigno nero è scomparso effettivamente, perché non ci sono tracce di... non siamo riusciti a trovarle, ma non ci sono tracce che il cigno nero purtroppo è stato preso e portato via, e ci dispiace molto, perché tra l'altro erano una coppia, quattro cigni, diciamo i cigni nuovi nati, erano due maschi e due femmine, quindi c'erano due coppie perfette per fare due bellissime coppie. Però ci dispiace di questo, sono cose, episodi anche brutti e gravi. Però oramai, telecamere per individuare gli autori non ci sono. Le telecamere lì, quella zona è inquadrata dalla telecamera, purtroppo lì la notte è buio e quindi non siamo riusciti, ho fatto fare un controllo dei vigili ma non sono riuscito a vedere nulla. Ovviamente ce ne vorrebbero di più di telecamere, però ripeto, lì non è illuminata di notte la villa e quindi non si riesce a vedere nulla dalle telecamere che abbiamo posizionato su quella zona.